Bene, buongiorno a tutti, diamo il benvenuto al professor Luigi Cavanna, che è presidente del Collegio Italiano di Primary Oncology, ovvero CIPOMO, direttore dipartimento di oncologia e ematologia dell'azienda ospedaliera di Piacenza e presidente da qualche mese oramai di CIPOMO. Dottor Cavanna, tra le altre cose, poche settimane fa ha ricevuto un premio Amico del Consumatore 2020-2021, che è un attestato che ogni anno il Codacons assegna a persone che sono distinte per l'impegno a difesa dei cittadini e della tutela dell'ambiente e della collettività. E le hanno conferito questo premio per il suo impegno a ottimizzare l'attività, in particolare nell'affluenza degli ospedali. Come ritiene, da questo punto di vista, che si potranno concretizzare nuovi modelli di cure di prossimità, così come le ha indicate il Ministro Speranza in ambito oncologico? Credo che ci sia molto bisogno di un cambiamento e di una innovazione proprio a livello organizzativo, anche e soprattutto a livello oncologico, che i malati oncologici sono sempre di più perché vivono più a lungo per fortuna e quindi la prevalenza aumenta e aumentano dei nuovi bisogni. È giusto fare in modo di capire quali sono i nuovi bisogni dei malati e dare una risposta. Si parla molto di medicina del territorio ed è importante intervenire, cioè cercare di curare i pazienti se si riesce non solo nei centri capoluogo di provincia delle oncologie ospedaliere, ma cercare di portare l'oncologia fuori sul territorio in collaborazione con gli ospedali di prossimità, con altre strutture che stanno sorgendo o che ci sono già in tante regioni, quindi fare in modo di dare una risposta innovativa a quelli che sono i nuovi bisogni dei malati oncologici. Ecco, professore, e pensa che in qualche modo la telemedicina e la digitalizzazione possa anche aiutare l'oncologo ad essere più prossimo, più vicino al paziente oncologico? La telemedicina ci potrà aiutare. La cosa importante è che sta parlando a quella che sarà la telemedicina. Cioè, il paziente dovrà comunque essere visitato, dovrà essere in carico e poi una parte di attività potrà essere fatta con la tecnologia digitale e con le nuove tecnologie di cui la telemedicina ne farà parte, ma dobbiamo proprio sviluppare tutto un nuovo sistema che dia una risposta veramente efficace alla gente e che il paziente si senta preso in carico e curato in base ai propri bisogni, alla malattia oncologica che il malato oncologico chiaramente è un malato con una malattia importante, ma noi, il sistema sanitario, quindi noi, quindi il ministero, quindi le regioni, devono garantire anche una vita oltre al tumore, perché altrimenti la persona non vive più, passa il proprio tempo in ospedale. Ecco, professore, a livello politico, come nella comunità sanitaria, la discussione è molto accesa sulle priorità di intervento per andare a correggere e migliorare quelle che sono state anche le criticità del sistema sanitario nazionale che sono emerse durante la stagione pandemica. E altrettanto la discussione è accesa anche su come valorizzare la salute del paese come motore di sviluppo sociale, scientifico ed economico. Quali sono, a suo avviso, le priorità di investimento? Priorità sono diverse, ma metterei innanzitutto come priorità quella di capire, quindi con un'analisi proprio fatta in tempi brevi, di capire sono e quali sono i bisogni che ha ricevuto una risposta o la stanno ricevendo in modo frammentario e scarso. Bisogni dei malati, è chiaro che non si potrà soddisfare completamente ogni bisogno. Tuttavia, ad esempio, faccio un esempio pratico.
Se il paziente con sospetto tumore tarda ad essere preso in carico, non ha un percorso ben definito e rodato con delle facilitazioni, rischia di arrivare tardivamente alla diagnosi, e arrivare tardivamente vuol dire che la malattia può essere avanzata e quindi non più guaribile. Quindi, per rispondere in modo concreto, capire i nuovi bisogni di tanti malati, e io parlo del settore oncologico, ma il settore oncologico può essere, come nella storia della medicina moderna, può essere anche un modello per altre patologie. Ricordare che l'oncologia, possiamo dire, fra virgolette, ha inventato la prevenzione con gli screening, sono gli screening oncologici, poi si allargano anche ad altre patologie. L'oncologia si è occupata del fine vita dei pazienti, gli hospice non a caso sono nati in ambito oncologico, quindi l'oncologia può davvero rappresentare un modello innovativo anche per tante altre categorie di pazienti. Ecco, e professore, infine abbiamo citavamo in apertura dell'intervista che da qualche mese ha assunto l'importante incarico di presidente del Collegio Italiano dei Primari Oncologi. Con quale ambizione ha assunto questo incarico? Guardi, essere presidente del CIPO è sicuramente una importante. Devo dire che vi è consiglio direttivo fatto da professionisti che danno molto aiuto, quindi il nostro mandato che dura 2 anni dovremo fare in modo di interfacciarsi con i decisori, quindi con Ministero, Assessorato delle Regioni e anche singole aziende sanitarie per portare che cosa? Ancora una volta le istanze dei pazienti e per portare i bisogni dei reparti di oncologia. Pensiamo in modo pratico. Se un paziente con un peso enorme come quello della diagnosi di tumore entra in un reparto in cui vi è scarso personale, le persone sono stressate, i medici sono pochi, gli infermieri sono pochi, chiaramente riceverà un servizio non di buona qualità, ma non solo, incontrerà delle persone tese, poco sorridenti, poco accoglienti, ma dobbiamo evitare questo. Quindi, in sintesi, reparti adeguati, personale adeguato, formato, per una buona risposta ad una categoria di pazienti, grossissimo problema salute, ma non solo, perché il tumore impatta poi sulla vita di tutti i giorni, sul lavoro, problemi psicologici, familiari e anche sociali. Quindi noi dobbiamo davvero portare avanti queste istanze in questo mandato. Ringraziamo moltissimo il professor Cavanna, presidente CIPOMO, per averci dedicato questo tempo e chiaramente per l'impegno che ogni giorno, come avrete capito, spende a fianco dei malati oncologici. Grazie professore. Grazie.